Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Oggi, rappresenta la vittoria, mi aspetto una reazione di orgoglio da uomini maturi. Questa reazione c'è stata? Ma prima di tutto sono molto contento della vittoria, che conta tantissimo per noi. Ma sono orgogliosissimo come il coach di questo gruppo di ragazzi per come affrontiamo qualsiasi difficoltà. Oggi abbiamo giocato veramente dopo 48 ore, dopo una partita importantissima per il nostro cammino europeo, e abbiamo scelto di lasciare a riposo Teodosic e Bellinelli, anche con Marcovic che non poteva giocare la terza partita in fila con le iniezioni nella caviglia, che ancora non è lontano da essere a posto. E poi ovviamente abbiamo fatto riposare anche Vince Hunter con una scelta dovuta alla lettura della partita. Quindi penso che altri ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro, sono molto contento di essere allenatore di questo gruppo di persone alla fine. E penso che stiamo poco a poco capendo e crescendo tutti quanti, perché questo, nonostante uno sforzo fisico enorme, il recupero e la preparazione fisica che è buonissima, sicuramente aiuta anche la decisione della nostra società di aiutarci con tanti charter che ci hanno messo a disposizione e che noi sicuramente apprezziamo, e riusciamo a recuperare le energie molto prima. Quindi in questa, ovviamente, un pensiero va anche verso quella parte della decisione della società che io da allenatore apprezzo molto, ma posso dire che tutti noi qua che lavoriamo sul campo capiamo l'importanza. E quindi tutte queste cose messe insieme, con una prestazione buona oggi dal punto di vista di pallacanestro, del gruppo, della concentrazione difensiva soprattutto, ci ha portato una importante vittoria in campionato, e andiamo avanti guardando quello che ci aspetta mercoledì. Stefano, ti chiedo innanzitutto le tue emozioni nello stop, e probabilmente un'immagine quando fai quella schiacciata, tutta la partita si alza in piedi per Claudio, perché la voglia di vederlo tornare a giocare era tanto grande che per loro. Assolutamente, la sensazione è stata bellissima dopo un lunghissimo rientro, e sentire quell'adrenalina è stata fantastica. Entrando non avevo paura, infatti cercavo di sfruttare ogni momento per fare del meglio. Le scelte ovviamente di riposare i grandi tre giocatori sono state chiare, e io ho sfruttato questa occasione per fare del meglio. Ovviamente vorrei prendere questo tempo per ringraziare il mio chirurgo, dottor Porcellini, e tutto lo staff di Isoghinetti, che è lo staff medico della Virtus, perché con loro, grazie a loro, sono sano. Che cosa ti ha aiutato questo periodo lontano dal campo? Nonostante tu abbia cominciato a dire che tu eri costantemente compagno di squadra, ma c'è qualcosa che ti ha aiutato più di altro a stare più centrato sempre sul pezzo? Ma niente in particolare, gli infortuni sono parte della nostra vita, bisogna prenderli bene e continuare a concentrarsi sulle cose che si possono fare e farle al meglio, fisioterapie giorno per giorno, e cercare di allenare la mente anche fuori campo, guardando le tante partite, quando sarà quella giusta entrare. Grazie. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it.